Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei video caricati. Oggi ci occupiamo di un argomento molto amato dai batteristi, ossia il drum triggering, l'associare quindi un suono MIDI ad un suono reale di cassa rullante o toms, per esempio. In passato ci sono stati diversi plugin che si occupavano esclusivamente di questo processo, come ad esempio Dramagog, usatissimo negli ultimi 10 anni, ma che associava soltanto i suoni campionati all'interno di Dramagog. Grazie a Studio One Pro possiamo però creare delle tracce MIDI direttamente dalla traccia audio in diversi modi, per poter poi creare una traccia MIDI a cui associare velocemente un suono campionato. Nel caso specifico utilizzerò Additive Drums, ma lo stesso principio funziona con i plugin interni di Studio One, come ad esempio Presence XT o Impact. Questo tipo di processo è molto utilizzato nel pop, nel rock e soprattutto nel metal, dove vengono spesso sovraincisi più layer di cassa di rullante per creare quel suono grande che noi ascoltiamo poi all'interno dei brani più famosi. Ma vediamo subito come applicare il principio del drum triggering con Studio One. Abbiamo già visto nelle puntate precedenti come pulire le tracce di cassa rullante e tom e quindi avere un risultato pulito da tutte quelle imperfezioni che rientrano nei microfoni della batteria reale. In questo caso la cassa è stata pulita attraverso il nostro strip silence ed è quindi pronta per poter essere analizzata dal Groove Quantize. Come accediamo a questa funzione? Clicchiamo su Quantize ed apriamo un sottomenu da cui possiamo poi accedere alla sezione Groove. Clicchiamo su Groove, selezioniamo il file audio a cui vogliamo far riferimento e trasciniamolo direttamente nella finestra di Groove. In questo caso la cassa verrà analizzata per individuare tutti i transienti presenti all'interno. Ingrandiamola e verifichiamo che sono già stati tutti selezionati, anche grazie al fatto che abbiamo già pulito la traccia. Dopodiché sarà semplice creare e aggiungere una traccia MIDI sotto, chiameremo Drum, Kick 1, e trascinando tranquillamente la traccia audio al di sotto avremo la possibilità di aver già visualizzati tutti i colpi di cassa. Ovviamente la cassa in questo momento si trova sul Do centrale, quindi spesso non è associata allo strumento MIDI, perché normalmente la cassa viene associata al Do 1. Per cui selezioniamo tutte le note, andiamo nel pitch, inseriamo Do 1 e tutta la cassa verrà spostata sotto. Ovviamente mantiene anche, come possiamo vedere, la velocity originale del file audio. Ora non ci rimane che associare questo file MIDI ad un nuovo instrument, per cui andiamo in mix, aggiungiamo ad esempio Impact e carichiamo al suo interno una batteria. Prendiamo ad esempio il kit acustico, associamo Impact e la nostra cassa verrà suonata insieme alla traccia di cassa audio. Più è preciso ovviamente il detect dei transienti, più sarà precisa e allineata la cassa MIDI. Prendiamo in esame però il mio drum sample preferito, ossia Additive Drums. Ho già pronte al mio interno dei kit che ho creato nel tempo e cercare i miei kit salvati. Mandiamo direttamente la cassa all'interno di Additive, vediamo dove è collocata all'interno del mixer. In questo caso Additive Drums contiene già al suo interno un ulteriore layering della cassa, per cui abbiamo una cassa Tama Star Classic linkata direttamente con una Pearl Reference. Ognuna delle due casse ha suoni che sommati insieme danno questo risultato. Ascoltiamole separatamente, per cui la Tama si ha un suono molto secco e puntato, perfetto per il rock, mentre il Punch lo prendiamo dalla Pearl Reference. Questa tecnica è estremamente utile e soprattutto usatissima nell'ambiente pop e rock. Associamola insieme a quella reale ed abbiamo un risultato con più punch. In questo momento la batteria non è ancora processata. Un ulteriore sistema, sempre attraverso Additive Drums, è quello di poter triggerare direttamente la traccia audio attraverso il loro plugin proprietario Additive Trigger. In questo caso Additive Trigger funziona come già abbiamo visto altri plugin tipo Dramagog, ossia attraverso una sua soglia che noi decidiamo interna, possiamo rintracciare i transienti del sample originale e associare una cassa di Additive Drums. In questo caso abbiamo un blending tra la cassa originale e la cassa di Additive, quindi possiamo ascoltare o soltanto la cassa di Additive o entrambe
in un blending. Anche in questo caso la cassa è stata associata ad una batteria, ad una cassa della 808 insieme alla Ludwig. Possiamo ovviamente scegliere altre patch già create per la cassa fino a che individuiamo quella più adatta al nostro gusto. Ovviamente Additive Trigger utilizza soltanto i suoni contenuti all'interno di Additive Drums e quindi non possiamo caricarne di nostri. Possiamo ovviamente associare anche un'altra cassa troppo risonante e possiamo sceglierle, per esempio una Ludwig che dà parecchia punta ed avere un suono più metal. Ascoltiamola insieme a quella che abbiamo all'interno di Additive Drums. Ne risulta una cassa estremamente potente. Sentiamone l'insieme. Passiamo le chitarre. Ascoltiamo ancora. Ovviamente anche il rullante può subire questo tipo di trattamento, per cui anche in questo caso prendiamo lo snare, lo inseriamo all'interno del groove quantize in maniera da avere direttamente una traccia MIDI del rullante. Anche in questo caso aggiungiamo una traccia MIDI, chiameremo snare, e trascinando sotto abbiamo già direttamente il rullante. Andiamo nell'uscita di Additive Drums, anche in questo caso, cerchiamo di associare il rullante al suono di Additive Drums, per cui la cassa, ecco il rullante, in questo caso è Re 1, per cui selezioniamo tutte le note, Re 1, e abbiamo già il rullante che suona sul brano. Anche in questo caso il rullante è già linkato con un secondo che ho scelto nel set della batteria spazzole perché mi piaceva quel sound un po' sabbiato della pelle, diciamo, insieme al punch della Tamastar Classic. Il tutto è ancora collegato ad un terzo strumento che è un tamburino che dà brillantezza al suono del rullante, ovviamente è missato in maniera più bassa. Anche qui possiamo associare un additive trigger al rullante originale. Anche in questo caso associamo un rullante al rullante originale per avere un po' di sound compresso. Una volta terminato il processo, il mio consiglio è quello di trasformare poi subito la traccia MIDI di rullante, in questo caso questa, in un file audio e risincronizzare manualmente i transienti, perché potrebbe esserci un lieve scostamento tra il transiente originale del rullante, che in questo caso va mantenuto perché poi lo stesso transiente lo ritroviamo all'interno degli overhead, quindi dei piatti che sono stati registrati sopra. Lo stesso procedimento verrà poi applicato ai toms che ascolteremo poi in un risultato finale, ma trasformiamo immediatamente il rullante che abbiamo ascoltato in un rullante audio. Aggiungiamo subito una traccia audio vuota e trascinando ora la traccia MIDI nella traccia audio avremo un bounce diretto di quello che è stato registrato. Ecco la nostra traccia di rullante, ingrandiamola, sovrapponiamola alla traccia di rullante originale, allarghiamo le due tracce per vedere se il transiente corrisponde perfettamente. Notiamo che c'è un leggero scostamento tra la parte in fase e quella in controfase, per cui dovremmo tagliare in questo caso la traccia e allineare manualmente le due parti in maniera che la sezione in fase del rullante originale sia in fase con quella del rullante triggerato. Questo è un procedimento un po' noioso, ma comunque ci darà dei grandi risultati una volta che i rullanti verranno sovrapposti. Viene appunto chiamato in gergo layering o drum layering. Togliamo la DT trigger. Il risultato è quello di ottenere una botta più sincronizzata e quindi un transiente più preciso tra i due rullanti. Ascoltiamoli insieme anche all'overhead e alla room. Aggiungiamo la cordiera e la cassa MIDI che noi abbiamo. Applichiamo ora lo stesso principio anche ai toms. Alla fine otterremo una batteria triggerata nel pieno stile metal, per cui attraverso questo sistema possiamo triggerare una batteria reale senza dover sacrificare il groove e quindi dover lavorare per forza su una batteria quantizzata.
Nel prossimo tutorial vedremo come mixarla. Spero che questa lezione vi sia stata utile e vi aspetto nei miei seminari al corso professionale presso il mio studio, dove gli argomenti verranno affrontati in maniera semplice e professionale. Verrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi i vostri commenti sotto. Ciao, a presto!